Allora, ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale dell'Otaku dello Svapo. Allora, dopo un po' si torna, diciamo, a fare quattro chiacchiere insieme, ragazzi, perché secondo me è veramente fondamentale. Tanti i vlog li usano come tappabuchi, io invece li uso come dialogo tra me e voi, perché secondo me è importante questa cosa. Allora ragazzi, arrivato a questo punto sono abbastanza soddisfatto dei risultati che ho ottenuto fino ad ora. È vero, è passato del tempo da quando ho aperto il canale e mi sono sempre impegnato, però penso che comunque chi troppo vuole nulla stringe. Ho avuto un po' di difficoltà quest'ultimo mese, però diciamo in questo caso sono stato salvato dagli unboxing, che sono veloci, facili da editare perché essendo veloci appunto ci metti poco e non ci sono descrizioni, non c'è studio del prodotto, non c'è niente, quindi avete visto in questo mese uno o due unboxing che comunque mi hanno salvato in corner. Qualche volta non sarò stato impeccabile ragazzi, però cercate di capire che sono ancora all'inizio. Sono passati 6-7 mesi ma sono ancora all'inizio. Poi tra l'altro quest'estate non ci sono stato tanto dietro. C'è stata quella settimana in cui ho preso e mi sono fatto tutti i video per quando sarei sceso, e quindi quando sono sceso non ho avuto modo di comunque consolidare questa abilità, no, se così la vogliamo chiamare, di stare davanti alla videocamera, di raccontare un prodotto a 360 gradi, perché quello che faccio io, diciamo, la recensione è una sorta di storia di quello che è il prodotto, no? Non so se è un po' stupida messa in questi termini, comunque se preferite la chiamo recensione. Facciamo prima, perché comunque è sempre una recensione. Queste vogliono essere un paio di chiacchiere tranquille ragazzi, se per caso non vi interessa chiudete pure il video, ma non prima di questa cosa qui. Io questo vlog l'ho fatto principalmente per porvi questa domanda, perché sono arrivato quasi a 160 iscritti ed è opportuno che vi faccia delle domande alle quali spererei di aver risposta. La prima innanzitutto è: cosa vorreste vedere nel futuro prossimo, cioè nei prossimi video? Non proprio nei prossimi, cioè dal prossimo in poi, perché ho già delle cose che devono uscire e quindi quello che voi mi chiederete io ne terrò conto, e comunque vedrò di portarla non appena avrò finito questa serie di cose che comunque ho già comprato, e alcune ci ho già fatto il video, di altre sono un po' indietro, devo ancora testarle, perché comunque ho comprato veramente tanta roba. Quindi vedrete questi video in sequenza, poi finito quel ciclo arriverà un altro video vlog in cui vi dirò che è finito quel ciclo e vedremo cosa fare in base a quello che mi risponderete qua sotto sul video. Quindi ragazzi, fatemi fare una svappatina, perché altrimenti di svap qui non si parla mai. Ragazzi, ancora lei è la protagonista e finché non arriva qualcosa di meglio rimarrà la protagonista indiscussa. Tanti mi hanno dato contro, mi hanno detto no guarda, non passerò mai alla billet, è inutile che ti sforzi. Ragazzi, rispetto il vostro pensiero, anche perché comunque ci sono atomizzatori che spaccano. Se voi avete ad esempio un dwarf, come si chiama ragazzi, non so come si chiama quell'atomizzatore, ma penso mi abbiate capito, che comunque ho sentito dire da veramente tante persone che è uno dei più validi atomizzatori che ci sono, potrebbe anche non aver senso passare una billet. Io che venivo diciamo da degli atomizzatori abbastanza nella norma, vedi ad esempio un Expromiser, un Berserker, diciamo sono quegli atomizzatori originali di fascia medio alta secondo me, perché secondo me a livello di qualità prezzo sono imbattibili, sono veramente dei portenti come atomizzatori. Chiaro, non saremo mai ai livelli di un dwarf, e scusatemi se non si chiama così, si chiama in un altro modo, ma comunque l'importante è che ci capiamo. Non saremo mai ai livelli di un Phoenix originale o comunque di un atomizzatore tank o dripper che sia originale, con un costo molto più elevato, però comunque siamo di fronte a degli atomizzatori che bene o male funzionano. Nonostante tutto, ho provato a billet vape shell, ho trovato diciamo un qualcosa di definitivo, perché qua dentro sento gli aromi come non li ho mai sentiti in nessuno di questi atomizzatori che ho citato fino ad ora, ed è anche normale perché al PV completo in tutto ci ho dato 140 euro, 150, quindi è anche giusto così, insomma, contando che non è neanche quello originale. Ragazzi, capiamo bene che non può esserci ciofeca qua dentro. Bene ragazzi, detto questo e dopo avervi fatto la domanda di cosa voleste vedere in futuro, ho intenzione di parlarvi di alcune richieste che mi sono già state fatte, ovvero quelle di entrare in live, e è una cosa che comunque ci penso già da un pezzo, però ragazzi sono sempre stato restio nel farlo, perché 160 iscritti sono una cosa che io apprezzo, cioè non è che sono qui a dire ho ancora 160 iscritti, che schifo, va benissimo, cioè potevo averne ancora 10 per quanto mi riguarda.
va benissimo così, quello che viene lo si prende, lo si accetta così come viene, e 160 iscritti, ragazzi, sono per me già tanti, nel senso, mi va benissimo così. Sono un ragazzo umile che apprezza chi gli sta dietro, che apprezza chi sa che comunque non posso essere un guru, ma comunque mi impegno in quello che faccio, quindi ragazzi va benissimo così. Mi è stata fatta questa richiesta di entrare in live ed è probabile che alla fine di questo ciclo di video, magari raggiungendo anche 170-180, io ci possa anche pensare. Stavo pensando anche di chiedere magari una collaborazione anche per la prima volta a House of Vape, ovvero Ale, che lui è abbastanza disponibile a fare delle live così di sera, tranquilla, in cui si fanno due chiacchiere su quella che è la diminuzione sulla tassa, di cui non ne ho parlato, o sullo svapo in generale, diciamo, no, anche dalle basi, dalle fondamenta, perché so che comunque c'è tanta gente che mi segue che parte dalle basi, dalle fondamenta, e quindi si può approfondire qualche discorso in live, quindi è un'idea valida quella della live. Magari mi ci vuole un attimo di tempo per organizzarmi, ragazzi, perché non è facile. Anche la prima volta che sono entrato in live con altre persone ero un po' agitato, perché parlare dietro una telecamera, che dopo sai che puoi fare i tagli, è un discorso, entrare in live e sapere che devi essere spontaneo e cercare di non dire assurdità e di non sbagliare cose grossolane, insomma è tutto un altro discorso. Per uno che inizia a fare una live, diciamo che è un po' un passetto che fa un po' paura, no? Voglio essere molto sincero e diretto con voi, questo è il motivo per cui non l'ho ancora fatta, a parte per il fatto che non so quanti tra i 160 iscritti che ho, se io entro in live in un determinato momento, quanti di questi poi verrebbero a vederla. E adesso sto un attimo cercando di capire come esaudire questa richiesta, che è una richiesta avanzata da un iscritto che comunque è fidelizzato, e vabbè, Giodà, che ormai mi guida, diciamo, un po', no, in certe cose, perché comunque è esperto. Lui, come Yam, sono delle persone che comunque sono più grandi di me, cioè a stima avranno una ventina di anni in più e anche molta esperienza in più per quanto riguarda soprattutto i tabacchi e tanti altri tipi di atomizzatori che io magari ancora non conosco, anche per non rischiare di sfruttare il budget. Ragazzi, fosse per me, avessi tutti i soldi del mondo, io li comprerei tutti gli atomizzatori, cioè non è quello lì il problema. Il fatto è che sono ancora in una posizione precaria per andare a fare scelte che magari dopo potrei andarmene a pentire, e quindi sono ancora, diciamo, nella fase di studio di quello che può essere l'intrattenimento che porto dall'altra parte. Per ora mi sono limitato a portarvi i miei pareri su delle cose già conosciute, sicuramente, che comunque sono i miei di pareri, ragazzi, quindi non sarà un video originale, però è comunque un parere originale, perché comunque dico quello che penso io del prodotto. Io non vado a parlarne bene perché magari il Santone o chi per lui ne ha parlato bene. Se a me una cosa non è piaciuta, ve lo dico, quindi quello è un parere mio, è un parere in più. Sta lì, secondo me, il gioco, sta lì l'originalità e la voglia di andare a seguire uno youtuber, perché magari non è lì che si fa influenzare da altre cose, e magari anche se porta una recensione di una cosa un po' più vecchiotta, la porta in modo originale, la porta secondo i suoi gusti e secondo quelle che sono state le sue prove. Ragazzi, detto questo, avete visto sicuramente il video dell'unboxing del mio nuovo iPhone, eccolo qua, quello che per me ormai è il padellone. Adesso lo sto usando, finalmente mi sono deciso a mettere la SIM di qua e lo sto usando come telefono principale. Voi vedrete questo vlog più avanti, ma da oggi 7 dicembre sto iniziando a usare questo iPhone proprio in maniera, diciamo, quotidiana. Me lo porterò al lavoro, standoci attento, ragazzi, perché il 6S, bene o male piccolo, che è stata un'altra delle motivazioni che mi hanno spinto a cambiare telefono, la bellezza del fatto che era piccolo, tra virgolette la bellezza, perché dopo un po' mi aveva stancato, perché era veramente troppo piccolo per quelle che erano le mie esigenze, perché vado veramente a farci tante cose col telefono, essendo che spesso sono fuori e devo rispondere ai commenti, devo andare a sistemare con YouTube Studio un'applicazione utilissima per i creators, devo fare tante cosucce col telefono. Quindi dopo aver provato il 7 Plus della mia morosa, ho deciso di fare un passaggio in più anche per quanto riguarda la camera, che è un'altra delle cose di cui andrò a parlare adesso. Infatti adesso vi lancerò, tra virgolette, vi farò vedere un video girato in 4K. Non so quanto sia una prova genuina questa, sapendo anche che poi YouTube comprime il video che voi gli mandate in pasto, perché ragazzi dovete sapere questo: il video che voi vedete, che state vedendo adesso, che avete visto fino ad ora, è stato compresso da YouTube, come tutti i video che gli date in pasto. Voi non pensate che gli date in pasto 188 giga di video e lui vi tiene 188 giga di video. Infatti, se voi fate una prova, andate a caricare un video non editato in AV, che pesa, per esempio, faccio una cosa a caso, 10 giga, voi lo scaricate e pesa 200 mega, perché comunque YouTube, per risparmiare spazio, perché ha tanti utenti, lo comprime. Quindi voi, la qualità che voi vedete non è quella che io registro dalla videocamera con cui mi state guardando. Per tanti è ovvio, per tanti altri no. Ho anche il video adesso in sovrimpressione,
descrizione vi metto questo video, cosa è in grado di fare la fotocamera di questo dispositivo, sia quella frontale sia quella che mi interessa di più per Instagram, che è quella sul retro. È veramente una cosa portentosa, ragazzi. Adesso ve ne accorgerete, ragazzi, dalle immagini che andrete a vedere, dalle immagini, dai video che andrete a vedere, e considerate che sono downscradati, quindi non sono a piena qualità. Quindi pensate a che livello è arrivata la fotocamera dell'iPhone. Poi adesso non conosco io i top di gamma che fanno a botte con l'iPhone, che tipo di video foto girano. So solo che le foto e i video scattati con questo telefono mi hanno fatto rimanere veramente a bocca aperta. Ragazzi, bando alle ciance, adesso vi lascio al video e poi torniamo a parlare delle ultime cose di cui volevo discutere in questo vlog. Ok ragazzi, video veloce. Allora, in 4K video di prova. Ragazzi, purtroppo non so se lo vedrete a piena qualità, perché comunque il software che utilizzo per andare a editare in video renderizza in 4K. Renderizza in Full HD, ragazzi, scusate, oggi sono fuso. E vedete, ho provato a spegnere la luce, a utilizzare solo la lampada, quella lì che vedete lì, che utilizzo quando vado a registrare, per dare, diciamo, un tocco di luce in più e dare un tocco di professionalità in più. Dicevo, non so se lo vedrete downscradato, perché comunque non va a renderizzare oltre i 1080. Ad ogni modo, andiamo a fare una macro sull'iPhone, sul vecchio iPhone. Da qui a schermo, ragazzi, le macro sono qualcosa di impressionante. Una macro sulla scatola dell'iPhone nuovo. Questo è un gadget che ho preso per la ricarica wifi, che ho appena provato e funziona da Dio. Ragazzi, un minuto di video, comunque vi ho dato l'idea di quello che è questo dispositivo, ragazzi, una cosa veramente spaziale. Adesso mi metto a montare tutto e ci rivediamo dentro il video. Eccoci qua ragazzi, però ancora non ci siamo, voglio farvi vedere un esempio di una ripresa con la fotocamera frontale, quindi adesso vi rimando l'altro video e ci vediamo dopo. Un esempio, ragazzi, di come registra con la fotocamera frontale. Il video dovrebbe essere in 1080p, quindi qui niente downgrade. Bella la tenda con i cuoricini, ragazzi, fa molto etero, devo dire. E niente ragazzi, altro video di prova. E qua mi arriva un messaggio da un amico che mi chiede consigli su una Roma, che appena finito questo tram tram gli darò. E niente ragazzi, a me questo device piace veramente tanto, veramente veramente tanto, è bellissimo e basta ragazzi. Sostanzialmente costoso, perché ragazzi è costoso, però secondo me i soldi li vale. Poi io non voglio entrare nella diatriba Android versus iPhone, vi ripeto, vengo da Android, ma quando ho provato iPhone, soprattutto la fotocamera dell'iPhone, non sono più riuscito a staccarmi. Ma principalmente, oltre alla fotocamera, proprio il sistema operativo che mi fa impazzire, letteralmente impazzire, anche se non si può smanettare più di tanto come Android, ma ripeto, non voglio mettermi tra le diatribe, quindi ragazzi, preferirei evitare commenti, no ma sei un cretino, andavi su Android spendevi meno. Ragazzi, lasciamo stare questa cosa qui, perché comunque io ho finito le mie scelte da quando ho provato il 6S, da lì ho detto Android ormai non mi ci trovo più e non mi piace. Niente contro Android ragazzi, niente contro chi lo utilizza e anche chi contro chi lo preferisce, ragazzi, tutti liberi di fare le proprie scelte. Comunque niente ragazzi, 2 minuti di video, ma stiamo scherzando. Torniamo al vlog ragazzi, perché mi sono dilungato veramente tanto. E rieccoci qua ragazzi. Allora ragazzi, sono finiti i video. Colgo l'occasione per dirvi che comunque questo telefono non l'ho comprato per lo status symbol. Anzi, a me non me ne frega niente, anche perché tanto io sono già etichettato come ci siamo capiti, perché svapo come tutti noi alla fine, perché la gente sappiamo com'è. Quindi dello status symbol non me ne può fregare di meno ragazzi. L'iPhone l'ho comprato semplicemente perché mi piace A,
l'ecosistema, B la fotocamera, C il fatto che sia veramente intuitivo e mi risparmi delle grane durante la giornata, e D ragazzi funziona meglio con Instagram rispetto ad Android. Ed è andato di fatto, ragazzi, ho sentito molte persone anche esperte, ok, parlare e dire che comunque l'iPhone sarà costoso e tutto quello che volete, ma per chi lavora su Instagram, perché come sapete io ho un account anche su Instagram in cui sto cercando di collaborare con delle aziende e crescere in parallelo con YouTube, perché sarà molto più facile, ragazzi, ve lo dico, arrivare a fare collaborazioni lì piuttosto che qui, perché qui è difficile salire, e per quello mi interessa portare avanti Instagram in parallelo con YouTube. Questo è stato un altro motivo che mi ha spinto ad aggiornare il telefono. E ragazzi, qua con la parentesi Instagram chiudo il discorso telefono nuovo, anche perché comunque dai video che avete visto avete ben compreso che potrebbe essere veramente un fedele compagno per quanto riguarda la registrazione dei video, delle macro. Potrebbe darmi una mano a farvi vedere una macro e a migliorare quello che può essere il video, perché la videocamera è statica, ma niente mi impedisce di mettermi un riquadro sopra e magari farvi vedere la rigenerazione da vicino. Insomma, sto pensando un paio di cose con questo tipo di device, con questo tipo di fotocamera lo posso fare, ragazzi, perché come avete visto ha delle macro che fanno paura. Torniamo a noi, chiudiamo la parentesi telefono e andiamo a parlare dell'ultimo argomento di oggi. Voglio tornare sul fatto disinformazione, sì, perché comunque un paio di settimane fa ho avuto a che fare con un utente in particolare, che poi erano due, ma il secondo diciamo si è tenuto un po' più sulle sue. Il primo è stato piuttosto offensivo, io mi sono tenuto come al solito molto tranquillo, perché come sapete, a meno che la gente non esageri, io non vado a insultare perché non ne vedo il motivo. Questo utente è stato abbastanza sgarbato, ok, diciamo alla "io sono studiato, tu sei un povero cretino", ed è una cosa che, ragazzi, non vi nascondo, mi dà molto fastidio, perché io ho tutto il rispetto del mondo per i laureati, però quando un laureato viene da me a dirmi che non sono nessuno solo perché lui ha studiato, io no, là mi girano un po' le balle, ragazzi, perché non è così. Cioè, io ho visto laureati analfabeti, ok, analfabeti, gente laureata che comunque della vita non ne sapeva un cazzo, ragazzi, scusate la volgarità, ma veramente non sapeva niente di quello che è la vita vera e propria. Cerchiamo di svegliarci, ragazzi. Io adesso mi sto riferendo a chi se la tira tantissimo perché dice "minchia, sono laureato, te non sei un cazzo di nessuno, vedi vecchio mio di darti una svegliata", perché comunque non è così, sappilo, sì, ne è consapevole, se non vuoi esserlo tranquillo, amici come prima, però comunque sappi che la tua via, ok, la tua via, quella su cui sei stato messo, non è l'unica. Chiudo questo capitolo e vi voglio parlare di questa cosa nello specifico. Se voi andate nel video del Golisi noterete appunto la discussione, diciamo, che ho avuto con questo tipo qua, che non so minimamente chi sia, che mi ha tirato fuori i grandi studi americani delle scuole tal di tai del cugino di America, che comunque, ragazzi, mi dispiace, però non è che non vi credo, non è questo, non è quello, però uno dietro uno schermo, dietro una tastiera, può dire quello che vuole. Amico mio, se vuoi, adesso mi sto rivolgendo a te, che ti sei permesso di dire delle cose e non ti offendere, anche non ti offendere, che ti sei permesso di dire delle cose in modo anche abbastanza prepotente, allora se tanto ci tieni a smerdarmi, a dire "te non sei niente, io ho gli studi qua là", fai un bel video risposta e vediamo cosa ne pensa la gente, perché io sono qua, ci metto la faccia. Se poi hai ragione tu, va bene, se poi hai ragione tu, nel caso in cui avessi ragione tu, tanto di cappello, ti chiedo scusa e amici come prima, perché io sono il primo, come dico sempre, a mettersi in discussione. Però quando mi si viene a parlare dei polmoni a popcorn per colpa dello svapo, a me una risata fuori camera scappa, perché comunque io non sono un deficiente. Prima di mettermi a fare sta cosa qua ho guardato video, ho letto di studi scientifici, mi sono informato da fonti attendibili, che sono quelle, appunto, mi ricollego agli studi scientifici, e non ho mai sentito di questi polmoni a popcorn. Quindi, insomma, cerco di star serio, di non farmi la grassa risata che mi sono fatto, diciamo, fuori camera. Sì, non te lo nascondo, mi sono messo a ridere. Magari fra 10 anni mi ritroverò i polmoni a popcorn e va bene, dirò "minchia, aveva ragione, io sono un deficiente e tutti quelli che ci hanno fatto degli studi dietro sono dei grandissimi imbecilli, quindi avevi ragione tu, tagli tagli". Adesso non faccio nomi, non faccio niente, basta che vi andate a ribeccare il video del Golisi e potrete vedervi tutta la discussione in cui ho preso io del prepotente, ho preso io del troppo sicuro di sé, e si vede che comunque era gente che non aveva visto i miei video, perché se avessero visto qualche video saprebbero benissimo che sono il primo a mettersi in discussione. Però quando viene a fare il prepotente è ovvio che io mi comporto a specchio, e se tu comunque invadi in tal modo il mio spazio pretendendo di citare cose e poi quando ti chiedo
le fonti mi dici ma tanto te non potresti capire qua là su e giù, allora fai prima star zitto. Quindi ti chiedo, se tu comunque vedi ancora il mio canale, se tu comunque sei tra gli hater, se tu comunque hai ancora la tua idea e c'hai sti studi qua, i cugini da me, fai un video, ok? Io sarò ben fiero di linkarglielo a tutti i miei iscritti e non, lo linkerò ovunque, ok? E voglio vedere, diciamo, l'opinione del pubblico su queste cose qua, perché a me i commenti così su YouTube a frecciatine, dietro una tastiera, affermando di conoscere grandi studi che magari si basano sul classico mio cugino dell'America, ok? Va bene? Cioè a me sinceramente non dicono niente. Se vuoi dire la tua, fai un bel video risposta, ok, e lo linki qua sotto e vediamo un attimo cosa ne pensa la gente. Come ti ho detto, non mi hai fatto un danno, perché comunque mi hai dato del pelato con la su e giù. Guarda zio, cioè io secondo me sto bene così. Sono uno dei pochi fortunati che, pur non avendo tra virgolette i capelli, sta bene. E me ne sono reso conto da solo. Cioè quando me lo dicevano gli altri non ci credevo, me ne sono reso conto da solo. Qui adesso tu puoi anche dirmi che sono un mostro, ma non mi convincerai mai, ok? Qui un po' magari sono io un po' presuntuoso, ma va bene così, perché non è giusto che io, come qualsiasi altra persona, si faccia mettere, diciamo, idee in testa che non sono le sue da qualcun altro. Quindi, ritornando al discorso, non mi ha fatto nessun danno, perché io voglio che la gente capisca. Quando io parlo nei vlog di disinformazione, voglio che la gente capisca quello di cui parlo. E in questo caso mi ha dato la fonte perfetta per andare a indirizzare i miei iscritti a quello a cui mi riferisco quando parlo di disinformazione. Quindi, quando ti dicevo che non mi hai fatto un danno, mi riferivo al video che sto facendo adesso, ai video di disinformazione che ho fatto in passato e a tutti i video di disinformazione che continuerò a fare, perché comunque non finirà mai, perché siamo in Italia e la disinformazione è la madre, diciamo, dell'italiano medio. Quindi c'è poco da fare, la disinformazione regnerà sempre suprema. E o sei uno intraprendente che vuole saperne di più e ti fai delle ricerche, o come tanta gente ti fermi le apparenze e divulghi un verbo che può essere all'85% sbagliato, perché non controlli le fonti, non ne sai niente, preferisci parlarne per sentito dire e basta. Questo è quello che mi è capitato comunque di vedere nella mia esperienza di svappo, di vedere e sentire con molto rammarico, perché comunque se tu mi dici tra una paglia e una sigaretta elettronica e mi viene a dire che fa peggio la sigaretta elettronica, io non ci sto, mi dispiace ma non ci sto, perché anche solo il fatto che non ti fumi, ok, la combustione della carta, la cosa passa da così a così. Quindi anche questo discorso qua della disinformazione per me può finire qua. Se per caso tu mi stessi ancora seguendo e avessi qualcosa da ridire, evita di commentare perché tanto è inutile, fai direttamente un video risposta, perché è una cosa che preferisco vederti in faccia, preferisco un dibattito, preferisco un qualcosa di vero, non un commento del picchio dietro, perché qua si usa del picchio, sarebbe del ca. Quindi se proprio ci tieni a dire la tua su questi studi, fai un video risposta, chiusa qua. Poi se vuoi continuare a commentare, fare pirla, perché quando uno vuole dire una cosa la deve argomentare, non può fermarsi a dire sì ma te non capisci niente, è inutile che ti cito gli studi, allora evita di dirlo, ok? Se non mi vuoi citare le fonti perché dici no perché tanto non capisci qua là su e giù, trovo insensato anche il tuo commento, potevi tenertelo per te. Qualora tu mi citassi le fonti e io potessi andarmi a fare una lettura e magari un confronto e portare un confronto sano, ok? Senza stare a dire se un pirla che divaga cose senza senso, ok? Capisci bene che il tuo commento più di tanto senso non ne ha, così come la discussione che ne è scaturita dopo. Cioè è ovvio che dopo un po' io ho preso le mie, perché ho cercato anche di stare tranquillo e di spiegarti la mia in modo tranquillo, ma te, convinto, no? Anche bello che presuntuoso, a una certa ho detto buona, questo qua è un altro di quelli che non vuole capire, io mi tengo le mie e basta. Alla fine ho smesso anche di risponderti, come hai visto, perché ero stufo e non mi interessava più star lì a far cercare di capire delle cose, il mio pensiero, il modo di pensare mio, a una persona che è chiusa mentalmente, non ne vuole sapere, perché lui ha il cugino americano che ha fatto gli studi a Oxford, va bene, dopo magari sarà anche vero, perché può essere, tutto può essere nella vita, però per me se non mi citi le fonti, non mi fai un video, non argomenti né niente, resti uno dei tanti che commenta sotto il video senza magari neanche sapere quello che sta dicendo, mi dispiace ma per me è così. Comunque ragazzi, quanto siamo? Madonna, 34 minuti di video. Ragazzi, di sicuro mi sarò dimenticato anche cose da dire, perché questo vlog lo dovevo fare da una vita. A me interessa molto che mi scriviate cosa vorreste vedere, perché mi serve molto per orientarmi verso i miei iscritti, come sarebbe giusto che sia, chi mi ha dato fiducia e tutto quanto. Vorrei capire un attimo cosa vorreste vedere in futuro, in modo tale che possa già cominciare a lavorarci. E sappiate che comunque sto già pensando a varie altre cose, vari upgrade che posso
posso portare che sono, diciamo, già possibili, però appunto mi ci vuole tempo per ultimarli, per pensarli bene, per non portare, diciamo, vaccate. Quindi ragazzi, molto probabilmente ho dimenticato delle cose e me ne pentirò subito dopo aver spento la telecamera, però abbiate pazienza, sono veramente troppe cose, forse dovrei fare un po' più vlog. Però ragazzi, io vi dico, c'ho un sacco di robe da portare, più aspetto più diventano vecchie, quindi non mi viene voglia di fare un vlog, ragazzi, è naturale, cercate di capire. Questo qui l'ho fatto perché era proprio doveroso, si erano raggruppati talmente tanti argomenti che alla fine è venuto fuori un casino in testa e dovevo, diciamo, buttarli fuori e fare questo video, questo vlog, perché altrimenti qua non se ne va fuori. Se avessi aspettato ancora si sarebbero raggiunti altri 300 altri argomenti e sarebbe stato un video ancora più lungo, e già questo qui è un video bello lungo. Quindi ragazzi, io direi che si può chiudere qui questo video, questo vlog. Lasciatemi un mi piace, solito, se il video vi è piaciuto, oppure una critica, a patto che sia costruttiva. Fatemi sapere cosa ne pensate sul discorso della disinformazione, se sono stato troppo presuntuoso oppure se ho detto quello che dovevo dire e l'ho detto in modo giusto. Sono aperto a ogni tipo di commento, purché comunque sia costruttivo. Io quel commento lì, come vi ho detto, non l'ho trovato per niente costruttivo, perché era un insieme di insulti a random per quanto mi riguarda, quindi non l'ho tenuto minimamente in conto e non sono neanche mai andato a vedere quello che lui aveva scritto, perché non mi interessava sinceramente, perché quando una persona mi si rivolge in questa maniera pensando di essere Dio perché ha due studi sulle spalle, io già parto col presupposto che è una persona chiusa mentalmente e manco la sto a sentire, ragazzi. Quindi ragazzi, tornando alla chiusura del video, iscrivetevi al mio canale se vi piacciono le mie idee, le mie recensioni, i pareri e tutto quanto quello che vado a portare su di esso. Attivate la campanella, ragazzi, cosa molto importante, perché altrimenti non vi arrivano le notifiche di nuovi video. Sempre se vi interessano, attivate la campanella, ragazzi. Iscrivetevi ai miei social Instagram, Facebook e gruppo Facebook. Su Instagram sapete che sono anche lì molto attivo, mi sta dando una mano mia amorosa, perché se ne intende di più rispetto a me. Io sono più per YouTube, lei più per Instagram, cosa che la ringrazio assolutamente tanto, perché se non ci fosse lei sarei ancora con 100 follower su Instagram probabilmente, o anche di meno, perché appunto io non me ne intendo di hashtag e tutte quelle cose lì. Io vengo dal retro, tra virgolette, mi sto abituando adesso e sto imparando adesso come funziona, perché adesso che ho il device è giusto che anch'io dia la mia fetta di contributo, chiaramente. Quindi ragazzi, detto questo, chiudo il video, vi do appuntamento al prossimo video e vi saluto come sempre con una svapata. Ciao ragazzi! PS ragazzi, infatti appena chiusa la telecamera mi sono pentito, mi sono dimenticato di ringraziare infinitamente Giodà, perché insieme stiamo lavorando alla nuova grafica del mio canale. È stato così gentile da offrirsi volontario per darmi una mano a curare, diciamo, quello che deve essere il logo, perché adesso sto crescendo ed è giusto che la gente abbia, diciamo, un riferimento al mio canale. Quell'intro che avevo fatto comunque andava bene per l'inizio, adesso è giusto che abbiate, diciamo, un'immagine, un logo, perché comunque il canale sta iniziando a crescere. Iscritti nuovi arrivano ogni giorno ed è giusto che la gente abbia un logo. Quindi grazie ancora Giodà che ti sei messo in gioco per me, mi hai creato un logo veramente spettacolare che non vedrete subito, perché siccome è stato creato da lui stiamo collaborando, perché sto chiedendo a lui anche dei pareri, siccome è stato fatto da lui ci terrei molto ad avere la sua approvazione prima di sceglierlo al 100%, perché lo stiamo ancora customizzando. E quindi ancora una volta ti ringrazio per il logo, avrei presto mie notizie, perché comunque sto pensando varie cose anche per quello, per renderlo più bellino possibile e dare, diciamo, anche un tocco finale e fare una cosa fatta bene. Visto che ho avuto la magnanima idea di star lì a romperti le balle a crearmi un logo, voglio che sia il più bello possibile per ringraziarti del tempo che hai usato per me. Quindi ragazzi, questo è veramente tutto, vi saluto, la svapata l'ho fatta prima e vi do appuntamento al prossimo video.